questo video devo pensare tantissimo. Non vedo l'ora. Perché ho scelto questo video io non lo so. Ciao a tutti, benvenuti nella prima challenge. Oggi non sono in compagnia, ma ho tutta la vostra collaborazione. Passo subito a spiegare. Oggi, non so se tutti lo sanno, ma è il 19° compleanno di Wikipedia, piattaforma che abbiamo utilizzato tutti, in particolare per fare ricerche a scuola e anche forse successivamente per elaborare i propri dubbi esistenziali sulle cose della vita, ma questo non ci ha portato ad avere una cultura abbastanza vasta da conoscere tutto. Su questo canale, in anteprima in Italia, da quello che so, la Wikipedia Challenge. Se siete stati attenti nel mese di dicembre, ho posto una domanda fondamentale e ho chiesto il vostro aiuto in una stories di Instagram. Se non mi seguite su Instagram, fatelo perché spesso farò questa cosa di chiedervi collaborazione per i video. Vi ho fatto questa domanda nel quale vi richiedevo di andare ad aprire una pagina a caso su Wikipedia, trascrivermi nella box delle domande il titolo della pagina e io adesso andrò a leggere i vostri suggerimenti e cercherò di elaborare la definizione, ovviamente senza andare a vedere su Wikipedia. Ovviamente, una volta elaborata la definizione, andrò a vedere qual è la definizione effettiva, cercherò di dare un senso a tutto e avrò un'informazione in più e anche voi di conseguenza se vedrete questo video fino alla fine. Una delle regole di questo gioco, ovviamente, cose famose non sono state accettate come risposte. Anzi, l'avevo messo proprio come postilla. Partiamo subito. Vado a prendere il mio Instagram. Allora, ringrazio Mac Vergil che mi ha proposto la parola Uazeirinho. Uazeirinho, ok. Uazeirinho, secondo me, è di origine spagnola o sudamericana e non è un nome proprio. La persona che si chiama così dovrebbe denunciare i propri genitori. Potrei azzardare che sia una componente di qualche genere, un ingrediente magari a livello culinario, tipo, non lo so, un peperoncino, oppure potrebbe essere un personaggio magari di fantasia, tipo di un libro, di un videogioco, di un film che io non ho visto chiaramente. In terzo luogo potrebbe essere un posto, un luogo in Sud America. Le opzioni sono tre: o un luogo in Sud America, che boh, vabbè, oppure un personaggio di un libro, videogioco, film che io non ho visto, però sempre brasiliano, spagnolo, sudamericano, oppure in terzo luogo qualcosa tipo un peperoncino che si trova in Sud America. Apriamo subito Wikipedia, non ci credo. Allora, Juazeirinho è un luogo nello Stato Federato del Paraíba, in Brasile. È parte della mesoregione di Borborema e della microregione, non sapevo nemmeno che esistessero le micro e le macroregioni, le meso, del Seridó Oriental Paraibano. Bene, adesso siete più felici? Adesso che lo sapete? È un comune brasiliano comunque, quindi diciamo che mi sono avvicinata parecchio. Torniamo alle nostre domande. Ilenia B mi scrive: virus dell'encefalite equina dell'est. Qua io sono proprio ferratissima, appena so che cos'è una tachipirina. Il virus dell'encefalite equina dell'est è sicuramente un virus. E fino qua, un virus che attacca principalmente i cavalli, comunque gli equini, dell'est, quindi ovviamente all'est del mondo, in Oriente, quindi tutte le zone dell'Oriente, Medio Oriente, quindi la Cina, il Giappone, l'India, dell'encefalite. Qua vi farò il momento super quark. Io so perfettamente che l'encefalo, se non è un sinonimo, è una componente del cervello, quindi io suppongo sia un virus che attacca il cervello. Quindi, in sostanza, virus dei cavalli, vabbè, è un virus, qua non ci voleva un genio. Viene trasmesso da artropodi ematofagi, zanzara del genere Culiseta, Culiseta bellissimo, agli uccelli che ne costituiscono il serbatoio naturale. Può infettare diversi vertebrati, tra cui gli equidi e l'uomo. Nell'uomo, la maggior parte dei casi di infezione sono asintomatici, in quelli sintomatici si ha un'encefalite spesso fatale, endemica negli stati che si affacciano sulla costa orientale degli Stati Uniti. Praticamente questo virus va negli insetti come la zanzara, le zanzare le mangiano gli uccelli, si diventano il serbatoio di questo virus e poi gli uccelli, se vengono tipo accarezzati, vai ad accarezzare il piccione, ti prendi il virus dell'encefalite equina dell'est. Tutto molto chiaro. Sofia B mi scrive: ribelle telenovela. Immagino sia una telenovela. Di cosa potrebbe parlare questa telenovela? Si chiama Ribelle. Mi sa tanto di telenovela spagnola, che parla di una ragazza che ha un sogno nella vita, ma probabilmente è sfortunata.
fortunata e che grazie ai suoi amici, ai suoi parenti, gli intrecci amorosi che mai possono mancare, lei riuscirà a coronare il suo sogno con tanta ribellione, perché lei è sfortunata ma si ribella al sistema, per questo si chiama ribelle. Adesso vado subito a vedere perché non vedo l'ora di vedere questa serie TV. Ecco, già ho cannato. Il titolo originale è Rebelde ed è dell'Argentina, non è spagnola, è chiaramente una telenovela e fino a qua c'eravamo. Racconta la storia di Romeo e Giulietta in chiave moderna ambientata in Argentina e narra la storia d'amore contrastata fra la brillante stilista di moda Marina Roldán con l'avvocato Alex Alonso. Nonostante le famiglie dei due, uguali in potere e ricchezza, instaurino pessimi rapporti proprio dall'inizio della storia. Non vado avanti perché ho già capito che ho cannato in pieno. Siamo andati proprio fuori strada, però che trash. Adesso io almeno una puntata la voglio vedere. Berklam mi ha suggerito la diocesi di Mahajanioka, che io suppongo sia una chiesa o comunque una diocesi, quindi che comprende varie chiese in Oriente. Andiamo un po' a intuito. Boh, mi sa di Thailandia. Adesso andiamo a vedere. È una chiesa latina, suffragenea dell'arcidiocesi di Kiganzani ed è una sede della Chiesa Cattolica della Repubblica Democratica del Congo. Proprio azzeccatissimo. La Thailandia e il Congo sono proprio vicini vicini. Kisangani. Ok. Vabbè, ho cannato in pieno, ovviamente. A me sembrava Mahajanioka, questo Nioka mi ha completamente confuso e credevo che fosse a Oriente. Proseguiamo. Federica mi chiede cos'è un concordato preventivo. Probabilmente in ambito di legge, credo che sia un accordo che viene preso magari da ambedue le parti prima di mettere il tutto agli atti della corte e di andare in tribunale. La sparo così, posso già che tutti quelli di giurisprudenza mi ammazzeranno. Molto bene. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale del diritto fallimentare italiano. Chi può ricorrere un debitore, sia esso un imprenditore individuale, una società o un diverso ente, aventi i requisiti che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere ricavato a servizio della soddisfazione di crediti evitando così il fallimento. C'è un motivo se io non sono andata a studiare giurisprudenza. Matteo G97 mi chiede di Carroll Shelby. Carroll mi mette un po' in crisi perché mi viene in mente Lewis Carroll, che non c'entra assolutamente niente. Io andrei completamente via dal fatto della scrittura. Non so nemmeno se Carroll sia un nome maschile o femminile. Inutile dire che questo nome non mi dice assolutamente niente, perciò cercherò di arrampicarmi un po' sugli specchi. È una geografa o un'esploratrice, insomma, che lavora in ambito geografico, questa Carroll. Birichina. Sì. Partiamo dal presupposto che è un maschio molto anziano ed è stato, anzi, perché è morto nel 2012, pace all'anima sua, un pilota automobilistico imprenditore statunitense. E direi che con l'ambito geografico assolutamente ci azzecca proprio al bacio. Vale mi chiede Dime Chaux, scritta alla francese. Dime Chaux è un comune francese. Boh, la sparo così, a bomba. Eccolo qua. È veramente un comune francese. È un comune francese dell'Alta Francia, del dipartimento del Nord, del cantone di Fourmies. Ha 351 abitanti, quindi è tipo un paesino microscopico. Ne ho azzeccata una, cioè, ragazzi. Dante the Dog mi chiede e Mario. No, Emuarius. Emuarius fa parte delle specie animali. Emuarius potrebbe riferirsi magari ai pesci. Boh, sì, può essere. Mi state seriamente mettendo in difficoltà. Oh, anche qua, guarda che intelligenza. L'Emuarius è un genere di animale della famiglia Casuaridae. È un fossile, quindi è estinto. È un genere estinto di grossi uccelli appartenuti all'ordine delle Casuariformes, della quale fanno parte i casuari e l'Emu. Effettivamente Emu e Emuarius. Quindi non è un pesce, anzi non è nemmeno ancora in vita. Milla mi chiede NRK3. È un codice assolutamente fuori di dubbio per indicare un'arma da fuoco. Ottimo. NRK3 è un canale TV digitale volto a giovani e giovani adulti prodotto dalla Norwegian Broadcasting Corporation, quindi è un canale TV della Norvegia. Assolutamente ha a che fare con le armi da fuoco. Brava Giorgia, complimenti, sempre a pensare alla violenza. Francesco mi chiede Port Isaac. Allora, Port Isaac secondo me si trova in Australia, è un porto dell'Australia. Adesso vediamo.
Sembra carino, tanto per cominciare. Vabbè, è inglese, quindi non è australiano, ed è un villaggio, non è un porto. Ci sarà il porto perché dalla cartina sembra che sia sul mare. È un villaggio della Cornovaglia situato vicino alla città di Woodbridge e facente parte dal punto di vista amministrativo della parrocchia civile di Sant'Endelion, che sembra una cosa fantasy. È un piccolo villaggio di pescatori, è stato più volte palcoscenico di serie TV e film, Doc Martin, L'erba di Grace e Polda. Infine, Juliax mi propone Macropodiformes. Macropodiformes, davvero, a questo punto sarà qualcosa che riguarda gli insetti. Saranno quelle che hanno magari le zampe anteriori più grandi, o potrebbe anche essere tipo i granchi. Devo decidermi, prima di cercare devo decidere tra gli insetti e i crostacei. 3, 2, 1, crostacei. Questa è l'ultima, ottimo. È una specie animale, ma non è assolutamente un insetto, non è assolutamente un crostaceo, è un canguro. È un sottordine dei diprotodonti, che praticamente sono la specie dei canguri, dei marsupiali. Ottimo, Giorgia. Le tue conoscenze scientifiche, geografiche, di qualunque altro genere fanno schifo e noi l'abbiamo confermato ancora una volta. Meglio che io torni alle mie abitudini. Questa Wikipedia Challenge mi ha divertito, in particolare la parte delle domande mi ha divertito molto, perché è divertente poi cercare di arrivare. Lo trovo anche istruttivo. Buon compleanno Wikipedia, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Noi ci vediamo domani con il primo video dedicato al mondo dell'animazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, suggeritemi delle challenge da fare, la prossima challenge potrei farla con te che stai guardando questo video. Contattami per una collaborazione, io non vedo l'ora di poter collaborare con qualcuno per fare queste challenge. Challenge di ogni tipo, voglio assolutamente spaziare. Spero vi siate divertiti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!